Vediamo. Insigne alza il braccio destra, fa partire il suo cross, ma c'è ancora una deviazione di Marchisio, ancora un calcio d'angolo, ancora Insigne, non rispettava la distanza Marchisio, alza ancora il braccio Lorenzo, ecco il cross in aria, Maggio non la tocca, poi ancora Campagnaro, ma c'è Marchisio che vince il duello, un tocco con la mano da parte di Campagnaro, gioco fermo, calcio di punizione per la Juve e c'è Zemaili che fa il suo ingresso in campo al posto di Berami. Entra Berami, cioè chiedo scusa, esce Berami ed entra con il numero 20 Zemaili. Zemaili. Questi due cambi, Carmine, sono stati fatti troppo in ritardo. Parliamoci chiaramente, adesso il Napoli potrebbe anche pareggiare la partita, ma perché non farli un quarto d'ora fa? Perché tutto sommato teneva bene il campo. Io forse avrei fatto entrare Insigne al posto di Pandev, ma per il resto non me la sento di poter dire che ci siano state deficienze a centrocampo e anche in difesa. Maggio non è riuscito a battere il suo diretto avversario Asamoah, ma anzi con l'uscita del Ganese poteva succedere il contrario, invece Caceres è stato poi il risolutore. Ma seguiamo Hamsik, limite dell'area di rigore, non trova compagni Zemaili, poi sbaglia un passaggio semplice, regala palla a Marchisio, non è entrato ancora nel clima della partita, quindi Giovinco però mette in difficoltà Campagnaro che però va sul pallone e gliela allontana, Giovinco però lo recupera, c'è sempre Zemaili che non lo molla, ancora Campagnaro, lui che glielo spedisce in palo laterale. Siamo all'88esimo, ci avviciniamo al 90esimo, 2-0 per la Juve. La partita è stata sbloccata all'80esimo su un calcio d'angolo per un intervento di Berami sul pallone mentre Marchisio chiedeva il calcio di punizione. Caceres sbaglia, poi Campagnaro allontana la palla e per Pandev scatta Insigne, Pandev sono 2 contro 1, palla Insigne un po' troppo lunga, esce Storari, è troppo lunga, sbaglia Pandev, poteva essere la palla che riaccendeva l'incontro. Pandev, proprio lui ha sbagliato il passaggio, mamma mia, non pensava, l'ha mai sbagliato, mai pensava che fosse magari Cavani, ma era troppo lunga la palla, era tutto solo Insigne. Pogba salta ora Hamsik, cede la palla a Lichtsteiner, ovviamente non vuole affondare la Juve. 89esimo, Pogba ora non ci arriva sulla palla, poi la recupera e Hiller è costretto al fallo. Era sul pallone Hiller che però si è trovato con le gambe frenate da quelle dell'avversario e c'è quindi stato il fallo perché Pogba era davanti al pallone e poteva andare via e quindi c'è il cartellino giallo ora anche per Hiller. Numero 88, Hiller ammonito a 30 secondi dal 90esimo. Napoli ha avuto la possibilità di riaprire l'incontro con un contropiede, Pandev e Insigne contro un solo avversario, ma il lancio di Pandev è stato troppo lungo e Storari è arrivato prima dell'avversario. Pirlo è sul pallone, conta i passi l'arbitro. Hamsik va in barriera, ci sono 5 giocatori della Juventus, ecco il cross e Zemaili che lo raccoglie, poi Hamsik sbaglia il lancio, quindi la palla ritorna nuovamente a Pirlo, poi Zemaili la raccoglie per Hamsik che prova a far passare il pallone per Pandev, non va, quindi Marchisio